We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower, so precious in your hand. Carry on smiling, and the world will smile with you. When every race is run and the day is closing in, I don't care about the world. Don't cry for me today. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower, so precious in your hand. Carry on smiling, and the world will smile with you. I cannot be your judge, Mr. Jailer is your host. Keeping you inside from the world. No catcher in the rye can help you from today. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower, so precious in your hand. Carry on smiling, and the world will smile with you. Buon pomeriggio e ben ritrovati a Ferifieroni. Oggi parliamo di cibo, di vere e proprie mode oppure parliamo di stili di vita salutari? Beh, lo capiremo con i nostri ospiti qui in studio. Prima cosa salutiamo sempre i nostri adorati sponsor, Esecuzione Verde, Plastics, Centro Benessere, Bellezza e Relax e Abana Porchieri. Un saluto a tutti. Presentiamo ora i nostri cari ospiti qui in studio. Abbiamo Isabella Careccia, è qui con noi perché oggi insomma si parla di cibo, quindi non può assolutamente mancare Isabella. La dottoressa Mariangela Aquila, biologa e nutrizionista. Buon pomeriggio. Abra Lupori, amica del passato, è attrice e autrice televisiva. Nicola Dambra, l'esperto di comunicazione, il dottor Alessandro Amati, imprenditore, anche proprietario del Borgo San Marco, e la dottoressa Alessandra Santoro, vegana e combattiva, ho saputo anche tanto. Ok, incominciamo questa fantastica puntata. Come sta Nicola? Ti vedo un po' perplesso. No, non sono tutto perplesso, a posto? Sì. Stavo pensando alla dottoressa, il cognome me lo ricordate per favore? Aquila. No, sull'alimentazione vegana sono molto molto curioso, quindi sono veramente contento di ascoltare tante cose interessanti. Oggi avremo da imparare, Daniela. Infatti io voglio sapere un po', insomma, la mia domanda è: essere vegani non potrebbe significare sposare un'alimentazione troppo limitata? Questa è una prima domanda, poi insomma cerchiamo di... L'alimentazione vegana è un po' limitata, dal punto di vista nutrizionale in particolar modo. Chi sceglie di essere vegano è per etica e per moda, perché ormai diciamo sta diventando una moda, perché molti pensano di seguire questo stile di vita per dimagrire prima. Però bisogna stare attenti perché io diciamo, parlo dal mio punto di vista di nutrizionista, non sono contraria a questo stile di vita, però deve essere seguito comunque deve essere consigliato da un professionista, perché ci sono delle carenze nutrizionali. Mancano gli elementi fondamentali per la nutrizione completa. Perché il vegano è diverso dal vegetariano. Spieghiamo anche alle persone che ci ascoltano da casa che cos'è il vegetariano, di quali alimenti si deve nutrire, o magari il vegano, certo. Insomma cerchiamo anche di il vegetariano elimina completamente pesce e carne, però i derivati della carne, quindi diciamo degli animali, parlo di latte e derivati, c'è, e anche le uova le mangiano diciamo i vegetariani. Per quanto riguarda invece il vegano, elimina completamente tutto ciò che è carne e derivati. Cioè, quindi il vegano non mangia carne, pesce e uova? Uova, latte e derivati, tutto ciò che deriva da... E cosa mangia? No, fammi capire cosa mangia. Io a questo punto farei intervenire diciamo proprio una vegana, se non vi dispiace. Però volevo invece chiedere al nostro ospite Sandro Amati, tu sei proprietario anche della bellissima masseria Borgo San Marco, bellissima devo dire la verità, io sono stata spesso da te, e ascoltami, nella vostra cucina, ormai
ormai vegano, insomma la dieta vegana è in tutti, quasi tutti direi, i ristoranti. Certo. Voi date questa opportunità? Certo, vi siete sono allineati? Molteplici le richieste dei vari ospiti e certo ci siamo allineati perché ci sono i celiaci, insomma la cucina è pronta a rispondere a qualsiasi esigenza. Ma quali sono i prodotti pugliesi che più si adattano a questa tipologia di dieta? Ecco. Ma la Puglia e il territorio in cui io opero in particolare producono food a 360 gradi. Dalle parti di Fasano c'è ortofrutta, vino, olio e cos'altro, addirittura produzione di carne, perché c'è un mio parente napoletano che è a 1,5 km dalla mia azienda, alleva, ingrassa e abbatte e macella. Sappiamo dove andare, Daniela. Sì, sì. Gli faccio volentieri pubblicità perché sì, è un grosso professionista, è molto professionale nella sua professione. E quindi insomma siamo anche molto bravi nel territorio a livello di prodotti da forno, di pasta fatta in casa, cioè pasta fresca e pasta secca. Quindi davvero c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi se io dovessi venire da te, questa colazione con le uova strapazzate, si può anche fare, però si può fare anche quella senza, anche quella continentale, di tutto, insomma. Vabbè, allora adesso ascoltiamo cosa consiglia la nostra, diciamo, senz'altro, gentilissima ospite vegana. Cosa fa un vegano a colazione? Piacere. Che combina? Questa è una domanda che effettivamente mi viene rivolta molto spesso quando incomincio appunto a parlare e viene fuori il discorso che io seguo una dieta appunto vegana. Sicuramente hai una pelle molto liscia, lo sai? È proprio luminosa. Può essere già un valore io aggiunto. Io vorrei uno scontro tra mi voi. Mi stai interrompendo, Daniela, no, ti prego. Sicuramente la dottoressa sarà d'accordo con me che ecco, fare attenzione all'alimentazione, quindi mangiare determinati alimenti piuttosto che altri, non può che recare certo. beneficio sia alla salute visibile che a quella economica. Quindi cosa fa un vegano? Ma io direi fondamentalmente che trascorre la vita come la stragrande maggior parte della gente. Cioè quindi un vegano fa sesso? Beh, anche sì. Fa anche sesso? Wow! E cosa cambia? Cambia anche lì qualcosa? Guarda, su questo sono anche delle teorie, però delle interpretazioni, vedi che sono sempre avanti, pazzesco. Sempre. È davvero complimenti. Perché queste teorie? Volevo capire, perché sì. Comunque posso dire una cosa, sì, certo. C'è un vecchio brocardo che dice, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, ma anche, no stavo per dire un'altra cosa, sì. No, dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, certo. Quindi chi sei oggettivamente? Allora, questa è una domanda, come dire, abbastanza importante. Incominciamo magari con l'analizzare quello che mangio. No. Allora, incominciamo a vedere okay. quello che mangio, così magari può sì. anche venire fuori quello che magari sono. Dunque, la domanda che mi facevi è che cosa mangia un vegano a colazione? In realtà il vegano ha molteplici offerte anche dal punto di vista della colazione. Ci sono in commercio una stragrande quantità di latti vegetali, quindi parlo del latte di riso. Latte vegetale che intendi? Ecco, del latte di riso, del latte di soia, amato e odiato anche dagli stessi vegani o vegetariani per magari altri motivi, quali gli OGM, piuttosto che il modo in cui viene coltivata la soia, e questo aprirebbe un capitolo a parte. Però dicevo, ci sono tanti quindi latti vegetali che vanno dal latte d'avena, dal latte di riso, latte d'orzo. Ma questo latte ma sì, avete proteine. Visto i miei occhiali come sono belli? Sono noi, perché adesso ho visto un primo piano stupendo. Sono vegani. Sì, sei fantastica. Alla nostra nutrizionista, ma questo latte sì. di riso, insomma noi possiamo darla anche ai bambini, cioè ci sono queste mamme che alimentano anche i figli, io lo so, i bambini. Sì, si potrebbe dare ai bambini.
Il latte non contiene le stesse proteine del latte? No, allora, no, non contiene le stesse proteine perché mancano le proteine animali. Quelle sono proteine vegetali, quindi dobbiamo considerare che tra proteine animali e vegetali c'è una leggera differenza. Manca solo un aminoacido che andrebbe a completare il rapporto nutrizionale che serve, diciamo, ai nostri muscoli. Dobbiamo considerare che gli aminoacidi sono il mattone costituente dei nostri muscoli. Ho capito, quindi praticamente questo potrebbe il latte è più completo, diciamo, latte vaccino. No, necessariamente, perché a questo punto, diciamo, proprio per riallacciarmi a quello che dicevo prima, se è controllato da un nutrizionista, un dietista, un medico che comunque si occupa di nutrizione, bisogna integrare, perché in effetti la dieta vegana manca, è carente di vitamina D e calcio. Noi abbiamo un servizio, noi abbiamo il servizio ora di Che Cosa Lenni, magari sentiamo che cosa pensa la gente per strada. Ciao Chicco. Ciao Daniela, oggi non abbiamo fiori, abbiamo la colonna la colonna infame, giusto? Sì, sì. Allora, parliamo di biologico. Crede o no al biologico? Ci credo nella misura in cui ognuno di noi può contribuire, ma a livello casalingo, ma se mi guardo intorno non ci credo già più. È tutto un finto biologico? Se parliamo dei prodotti che ci vengono offerti in giro, secondo me non tutto è biologico, è solo costoso quello biologico. Ciao, che ne pensi dei vegani? È una scelta di vita, comunque mangiare carne serve, ma anche avere un'alimentazione ottima è buono anche, però cioè, li accetto come gente che mangia solo verdura. Il cibo venduto come biologico è veramente biologico? Non sappiamo veramente, primo perché secondo me c'è un business dietro. Il cibo veramente biologico è quello che potresti produrre a casa tua, secondo me. Quindi non diciamo, abbiamo l'illusione che lo sia. Buonasera, signora, crede nel cibo biologico? Sì. Secondo lei è tutto genuino quello che viene venduto come biologico? Io tutto no, però perlomeno qualche cosa diciamo che si risolve. Biologico dovrebbe essere proprio che dovrebbe avere tutte le altre coltivazioni lontane, perché altrimenti quando irrorano sporcano anche quello. Noi possiamo controllare. E per quanto riguarda i vegani, questa nuova tendenza la condivide? Sì, la condivido. Sì, anche se non sempre sinceramente riesco a, diciamo, a mantenermi su questa linea. Ma per una questione di salute, perché la carne fa male o per altro? Sì, per una questione di salute, sì. Bene, siamo a Bari Vecchia, c'è una macelleria antichissima, lei che ne pensa dei vegani? Sono le cose, diciamo, più che della protezione degli animali. Cioè lo fanno per salvaguardare gli animali? Bravo, e noi come dobbiamo andare avanti se non mangiano la carne, uova? Ma i vegani, cioè gli estremismi in genere sono delle esagerazioni che poi portano eventualmente anche delle negatività nelle scelte. Però è sicuramente la scelta di avvicinarsi un po' di più e ritrovare un po' di più il contatto del cibo rispetto agli elementi naturali, sicuramente una cosa positiva. Non estremizzerei mai troppo le situazioni perché diventano poi deleterie e creano ulteriori mancanze anche nell'organismo, dover per forza perseguire o una dieta troppo eccessiva, che può essere anche quella del troppo carne rispetto a quello del troppo vegetale. Ciao, siete vegetariane? Ne. Ne? No. Ma dove siete? No, Latvijas. Cioè? Ari no Latvijas. Non capisco, I don't understand. Where are you from? No, siamo da Lettonia. Ah, Lettonia, parlate un po' italiano, vero? Sì, un po'. Che ne pensate di coloro che sono vegani e vegetariani? Non penso. Cioè tu mangi carne? Sì, io mangio carne. E secondo te perché tanta gente si sta dando alla moda del vegano? Perché loro non piace mangiare carne, loro piace animali e per questo è per... How is health? Per salute. Per salute. Molte persone per salute. Carne per salute, sì. E perché amano gli animali? Sì.
Perfetto, vi ringrazio. Daniela, io concludo qui, ti restituisco la linea e alla prossima. Rieccoci. Allora, ho sentito parlare di biologico, ecco, di alimenti biologici. Che cosa ne pensi tu? Tu hai, insomma, questa masseria bellissima, questo resort, insomma, voi producete appunto prodotti vostri. Sì, io sono produttore di extravergine d'oliva da molti anni, la mia famiglia lo fa da 6 secoli forse. Ma credo che qui si inserisca anche il tema del chilometro zero. Esatto, bravo. Infatti, cioè del fatto ve ne avrei parlato volentieri anche io. Quindi sì. Qualche cenno sul chilometro zero. Io volevo arrivarci a quello. Senza dubbio ci sono in Italia tante aziende sane, tante aziende serie che il biologico lo fanno certamente con dovizia di particolari, sì, con attenzione, rispettando il consumatore. Avrei qualche dubbio, mi sarà consentito qualche dubbio, circa la capillarità dei controlli che vengono fatti. Ecco, infatti molti avevano dei dubbi, proprio credo che sia proprio dei controlli. E allora io lancio soprattutto ai corregionali un appello. Abbiamo la fortuna di essere pugliesi. La Puglia è una regione che produce, come dicevo prima, in particolare nella mia zona, ma anche in altre. In Puglia si produce a 360 gradi tutto ciò che è necessario al sostentamento, dal pesce alla carne, alla pasta, all'olio, al vino, alla frutta, all'ortofrutta, what else direbbero, non so, c'è tutto, c'è veramente tutto in Puglia. Allora, perché magari di concerto con le istituzioni, con la Regione Puglia soprattutto, non si fa in maniera che ci sia, innanzitutto ci sono state delle normative che prevedono anche il libero smercio da parte direttamente delle aziende agricole. Cioè io andrei su questa falsariga, permetterei sempre di più un contatto diretto tra il consumatore e le aziende agricole, che sono anche tanto belle. Credo che sia anche una questione legata al fabbisogno, mi spiego. Certo. Prendiamo l'esempio della pasta, no? Siamo quasi più o meno tutti, mangiamo la pasta, pasta di altissima qualità. Bene, in Puglia ce ne sono di otto. Ecco, io per esempio c'è una famosa querelle in questione proprio al grano, questi brand anche pugliesi che utilizzano il famoso Made in Italy, poi sappiamo perfettamente che l'ha riscoperto il grano senatore Cappelli, no? Certo. Del grano, e quindi lo andiamo a prendere all'estero e quindi mettiamo in discussione lo stesso valore sia del grano, certe volte sulla questione OGM o roba varia, e della capacità a livello industriale di soddisfare dei bisogni, collettivi, certo. Quindi il discorso diventa settoriale, di nicchia, però nel contempo non siamo in grado di avere tutto il grano a disposizione. Lo so, insomma, in effetti a livello di distribuzione non è molto facile questo, però ci sono delle iniziative tipo quelle del vecchio Mastro Mauro, mi pare che la pasta si chiami Dedicato, che sono delle iniziative, mi sembra anche serie. Noi abbiamo ancora dei munifici importantissimi. Non vorrei fare pubblicità qui, però insomma, lo dico spassionatamente. No, però per esempio il concetto iniziative di masseria che credo tu abbia sposato è quello del chilometro zero, cioè io produco da me stesso. Noi informiamo i nostri ospiti che gran parte di quello che mangiano nella nostra azienda e di nostra produzione, perché insomma è giusto. Invece che si sa. Abra, tu organizzi, so, delle cene, ecco. Però non mi ha mai invitato, quindi no, cioè, no, sono io non so una di queste selezione cene molto esclusiva. Cioè, cosa vuoi dire? So che non se merito? Inviteremo. Abra? Sì. Abra, come stai? Sì, noi gestiamo un restaurant home in casa, quindi ho la ragazza che cucina, una cuoca, lo chef. E tu che fai, scusa? Io sono la parte artistica dell'organizzazione. Abra, raccontaci Abra, raccontaci. Perché noi uniamo la cena al teatro, facciamo giocare a tutti i commensali un gioco di ruolo. Noi saremo perfetti, noi siamo attori. Sì, guarda, vedo qui tutti i protagonisti nelle nostre serate. Perché organizzarla anche da te in masseria? Anche, perché no? È una bella iniziativa. Faccio, vengo con Daniela o non vengo proprio? Beh, se vieni con Daniela un posto lo troviamo. Va bene. Ma oggi ti maltrattano tutti. Tutti dai, che mi dai, maltrattano, meno male che c'è il mio chicco. A proposito, chicco, guarda, ti vedo benissimo in una delle nostre cene. Facciamo quale? Anche il Fanta, siamo in televisione, come lo posso dire, Fanta Hot politico. È una parodia, cioè, del Bunga Bunga Party, ecco. No, io sì, non faccio sì, no, lo sesso. Vedo benissimo. Io sono vegano, io non faccio sesso. Guarda che ci sono certi vegani. Ma non lo so.
adesso poi chiederemo approfondimenti, però. E no, no. Ovviamente la difficoltà, a parte di voler far divertire le persone con un'esperienza differente, ognuno interpreta un personaggio all'interno di una storia. E come vi rapportate vegani, vegetariani? Oh. Ecco. Allora, per ognuno c'è il menù ad hoc, perché noi prima della cena noi lavoriamo molto tutto su internet, quindi 4-5 giorni prima sappiamo esattamente quanta gente viene e ad ognuno chiediamo se ci sono delle intolleranze o delle preferenze alimentari diverse. Ma Daniela, lo sai che questo capita anche in aereo? Ormai quasi tutte le compagnie aeree sono disposte ad accettare, ovviamente con lungo tempo d'anticipo, prenotazioni particolari per chi ha intolleranze C'è molta gente intollerante al lattosio. Ogni volta che facciamo una cena c'è qualcuno che ci segue. Io sono intollerante a Daniela, come devo fare? Ma Daniela non si mangia, non è un problema. Io la mangio con gli occhi. E ti dicevo, Daniela, noi abbiamo delle grosse perplessità per poter andare incontro alle esigenze delle persone, dei nostri clienti, nella scelta degli ingredienti, perché a nostro avviso è importantissimo la cucina. Questo è un gelato. Chissà se sei vegano. gelato vegano. Comunque lo sapete, ma è inopportuno, c'è anche fastidioso. Anche il gelato alla soia. Sì, è buono, molto leggero. Sì, adesso non posso dire l'azienda, però siamo lì, ma io l'ho assaggiato. Ma non fanno l'azienda, anche ci sono anche quegli artigianali. Non so, proporre a Sandro magari di organizzarla da te questa bella cena. Guarda, perché non ci... Sandro, ma tu mi inviti? Perché lei non mi invita, tu mi inviti. Ho allora detto che se vieni con Daniela ti accettiamo. Solo se viene con Daniela. Ma sembra una minaccia, non è un'opportunità. Invece io voglio creare opportunità. Quindi facciamo, io vengo con la vegana. E vediamo un po' che la vegana è stata nostra ospite. E anzi, abbiamo organizzato pure un compleanno di 18 anni per sua sorella. Tutto che è vegano? O il vegan? No. Abbiamo, no, perché non è vegana. No, perché non tutti sono vegani, cioè la festeggiata è vegana, ma gli altri invitati magari no. Gli altri non lo sono, certo. Quindi ti devi adeguare ad ognuno, non è semplice, anche nella scelta dei prodotti. Io ad esempio non saprei cucinare senza uova una torta, sono onesta. Eppure ci sono queste torte buonissime. Per fortuna la mia cuoca ha sopperito, perché sennò era ti dispiace, vegana, come la festa di 18 anni non fai. Io ho mangiato dei biscotti fantastici, infatti li chiedo sempre, perché sono quando assolutamente vado in questo posto. Noi però a fine serata con sua sorella ci intrattenemmo a parlare del fatto che le galline, cioè le uova che noi utilizziamo, sono delle galline che vivono in casa della mia cuoca. Ma è nata prima come la gallina o l'uovo? Ma devo rispondere a questo? Meglio di no. Invece Isabella, tu hai fatto con noi la rubrica Chef per un giorno, quindi hai trovato... Io le ho viste tutte quante le rubriche e non mi è parso di trovare persone che abbiano proposto ricette vegane. Però mi sembra però che la richiesta tante email. Sono arrivate tante email. Sì, infatti stavo dicendo la richiesta forse per la prossima. No, in realtà sono arrivate tante mail e ricordiamo in queste... anche la mail. Sì, la mail è della trasmissione fiori.fioroni@gmail.com. Io sono il fiore. Scriveteci e mandateci anche le vostre ricette. E in questa puntata invece vi abbiamo fatto una sorpresa. Abbiamo come ospite una chef vegetariana. E quindi vedremo una ricetta, un piatto vegetariano che tra l'altro, come tutte le puntate, ho anche assaggiato perché Isabella approfitta di questa rubrica per fare cena soprattutto la domenica. Però Daniela, posso chiedere una cosa? Dimmi, possiamo fare gentilmente in 3 minuti, anche meno, un po' di ordine? Nel senso che io sono confuso adesso, non ho capito più niente, vegano, vegetariano, poi qualcun altro ha messo qualcos'altro di mezzo. Biologico. Ecco, mi spiegate esattamente in pochissime parole che differenza intercorre fra vegetariano e vegano? Beh, chiediamo alla nutrizionista. Mi sembra che l'abbia già spiegato. Nicola era distratta. No, nel senso, ci sono altre differenze o soltanto quella? Perché credo che sia un po'... Questa è fondamentalmente la differenza. È perciò che il vegano deve... magari così per qualcuno il vegetariano non mangia carne e pesce, quindi diciamo... questi due alimenti, però i derivati della carne, quindi parlo di latte e derivati, quindi i prodotti dell'animale, lo mangiano, come anche le uova, perché deriva dalla carne. Il vegano assolutamente no,
cioè niente di tutto ciò che carne, neanche derivato, deve mangia. Senti, e secondo te, per esempio, ti è mai capitato un personaggio, oppure un paziente, che, insomma, che tu abbia avuto a che fare con certo. situazioni analoghe, persone che si siano rifatte le labbra, per esempio, no? Come la nostra Daniela, nessuno sa, ma Daniela si è rifatta le labbra, che guarda, avesse una predisposizione guarda, anche al cibo, già no, da adesso, e subito mi interrompe, perché noi abbiamo ma non è possibile no, una cosa no, no, del no, genere. Guarda, ti interrompo perché c'è un contributo per te, guarda, l'ho fatto preparare solo per te. Mamma mia, che paura. Sì, 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 preparati. Ora diamo la parola al nostro sponsor, vediamo Chicco come risolverà questa volta i suoi problemi universitari. Ah, un personaggio che probabilmente alcuni di voi già conoscono, mi riferisco a Chicco, interprete di Fuorisede, che è alle prese con una certa difficoltà riguardante dunque gli studi, qualcosa che c'entra un po' con me. Vediamo insieme come affronta il suo problema. Buongiorno Egidio! Alt, alt, dove vi recate? Insomma, non lo so, cioè, a fare quattro chiacchiere, niente di eccezionale. Quattro chiacchiere, appare che quattro chiacchiere. Abbiamo un po' insieme, Le signorine hanno il grattino? Che devo dare un bacio sulle labbra. Allora, ehi, via Margherita, di non scocciare per favore, quella si mette. Ehi, Valentina! Valentina! Che bei ricordi, vedi? Le stesse labbra, la stessa faccia. Chiedere scusa, allora chiedo scusa. Bravo. Per tutte queste puntate, sono le tue labbra, sono labbra stupende, ora bisogna soltanto capire se sei vegana o vegetariana, quindi questo lo capiremo strada facendo. Sì, strada facendo. Perfetto, invece io, tu volevi dire qualcosa, vero, inerente alla Mariangela, ci volevi parlare del biologico, se non sbaglio. Sì, il biologico, se è biologico davvero, va benissimo e infatti costa anche di più. Io ritengo che sia biologico di più perché mantiene, diciamo, vive le proprietà nutrizionali, perché non adesso svelto, non abbiamo più niente di biologico è più costoso produrlo ed è biologico e ho visto qualche intervista fatta, veramente quello del proprio orticello. Io penso che se uno ha la fortuna di avere il proprio orticello a casa, quello è veramente biologico, perché non si usano adesso molti diserbanti. È una tendenza che incomincia a prendere piede anche da noi, per esempio qui nel sud Italia, ovviamente chi è fortunato come il nostro Alessandro di abitare in contesti così molto rurali è più facile di coltivare le necessità quotidiane, che va dalla lattuga al pomodoro, proprio a casa, con la realizzazione di piccoli orti domestici, urbani, e devo dire che è molto interessante. Adesso non so se sapete, a Milano c'è proprio un'installazione di grano nella zona nuova di Milano, quella famosa dei grattacieli, quelli belli, dove ci sarà una coltivazione estesa di grano, che vuole essere anche una idea culturale, aiutare la gente a capire che qualcosa sta cambiando. No, non solo, se mi consenti, a Milano c'è anche di più. Da qualche anno mi è capitato di leggere e anche di sentire che ci sono organizzazioni di orti a servizio diretto dalla cittadinanza. Sì, sì, è vero, benissimo. Con ordinazioni, benissimo. Per cui c'è un servizio porta a porta di questa gente che produce. E tutto a chilometro zero, ci sono delle cooperative in quel senso, sì, è vero. E io devo essere molto sincero, puoi anche fare la spesa di questi prodotti direttamente da casa, ovviamente con l'ausilio. Esatto, prenotarli addirittura all'inizio. E la cosa bizzarra è che comunque credo che noi pugliesi, noi baresi, siamo molto vicino a situazioni come la tua, dove comunque c'è la predisposizione di terreni, ottimi terreni, e secondo me noi forse lo facciamo, ma senza comunicarlo così tanto come invece fanno altri, perché comunque senza siamo dubbi, naturalmente predisposti a questo. Quindi dobbiamo andare tutti da Alessandro, niente, c'è niente da fare. La cena d'Ambra, e a cena Ambra, con molto piacere. Abra, no, perché io sono d'Ambra, Abra, d'Ambra. Perché non ti ecco perché no, li abbiamo messi insieme apposta, sì. È tutto ecco, però tutto comunque siamo bellissimi, te ed io come due pietre, anzi come la pietra, l'Ambra. guarda, ha messo le pezze a colori, sei riuscito bene. Ma a proposito, a parte ridere e scherzare, di quello che diceva lui della coltivazione spontanea, perché non è c'è una piccola differenza con quella biologica, lo dico da ignorante, noi coltiviamo le zucchine in questo periodo, l'insalata, il pomodoro, e preferiamo spesso dare quello ai nostri clienti
piuttosto che comprare. Anche perché comunque diventa sostenibile anche da un punto di vista economico, e quindi anche il prezzo diventa più basso sia per chi ci lavora che chi lo propone. Infatti spesso ci chiedono come facciamo in un costo così contenuto delle nostre cene. Perché riuscite ad abbattere i costi di produzione e ad avere una qualità comunque alta di quello che offriamo. Però precisiamolo, quando parliamo di biologico parliamo soprattutto di una caratteristica, che è la rotazione del terreno. Cioè nel senso che il prodotto viene definito biologico, si definisce biologico, quando c'è, credo che sia di 20 anni o 15 o 20, non ricordo adesso esattamente. 20 è un po' troppo, chiedo 5. Allora sono io che sono un po' dopato. Esatto, di 5 anni di rotazione terreno per avere dell'ottima produzione. Bisogna stare anche attenti a quelli ai che terreni circostanti, ai terreni limitrofi, anche alle emissioni aeree. C'è comunque generalmente parlando una nuova sensibilità. Per questo ti dicevo, attenzione quando si parla di biologico o di coltivazione spontanea. Per questo io quando invito i nostri ospiti non dico mai che la nostra roba è biologica, ma coltivazione spontanea. Ed è molto meglio però rispetto al biologico. Ti fidi anche della persona che è di fronte. Certo. Ovviamente quello che dove noi non possiamo arrivare col nostro piccolo orticello, con le nostre 4 galline che salutiamo, che diamo da mangiare personalmente. Andiamo. Come si chiamano? Hanno i nostri nomi, i nomi degli attori. Stella, Mirko, Abra, le nostre galline. Andiamo nelle masserie come la sua. Preferiamo un rapporto diretto con chi produce il vino, piuttosto che prendere anche la farina, perché la ragazza che cucina da noi fa lei il pane con la farina presa dal mulino, piuttosto che da una masseria, fa lei lievito con lievito madre. Panificate anche. Panifichiamo adesso anche. proprio domani so che a Bari c'è un evento sulla panificazione. C'è un famoso locale barese che bene, possiamo parlare dopo la pubblicità magari? Quanto sei bella. Hai visto? Tanto. Consorzio Artemide, un team di consulenti altamente qualificati per un'offerta completa di servizi. Sviluppo sistemi qualità di prodotto, di qualità aziendale, di gestione ambientale. Consulenza in materia di finanza agevolata e ordinaria. Progetti e soluzioni su misura per i clienti e per lo sviluppo del territorio. Consorzio Artemide, a Bari, in via Generale Dalla Chiesa 4, Infotel 080 20 111. Rieccoci, stiamo parlando appunto di dieta vegana, di cibo biologico, di vegetariani. Insomma, lo stiamo facendo su questo fantastico divano. Vi piacciono questi divani? Guardate, questi sono del nostro sponsor Plestix. Plestix fa divani, non dico su misura, però almeno divani, diciamo, che mettono a disposizione la possibilità di stampare qualunque cosa, ecco, le facce dei vostri bambini, oppure la faccia di Nicola, la faccia di Isabella, insomma, la faccia di Daniela, la faccia mia, insomma, ma guardate questo dei fioroni, ecco, quello in linea è vegano, bravo, siamo in linea. Ma i vegani mangiano i fioroni? Spero di sì, perché sono tutta buonissimi, non si può rinunciare. Tutta la frutta? Vorrei fare un piccolo, ecco, vorrei dire veramente due parole per quel che riguarda il discorso dell'essere vegani piuttosto che dell'essere vegetariani. Prima abbiamo parlato del biologico e abbiamo detto come questo fosse quasi una filosofia di vita e che molto spesso viene accomunata anche al discorso di essere vegani e quindi di abbracciare una alimentazione cruelty free. Che significa? Significa che, e questo ci tenevo a precisarlo perché è importante ed è quella che poi è la mia esperienza e ho visto anche che è condivisa da tutti gli altri miei amici e conoscenti che hanno appunto... Diciamo che siete dei pazzi scatenati. Siamo per quello che leggo su Facebook, sui social network, siete una comune pazzesca. Quando pazzesca vi mettete... perché? Senso che per esempio io sono comunque molto, molto open alle novità, anche in questo caso culinarie o di nuove abitudini alimentari. Sì. Però per esempio c'è la famosa querelle sulla carne sì, carne no, incominciano a scomodare sempre
sempre il famoso fantastico professor Veronesi, la carne fa male, uccide, e poi c'è quell'altro che dice ma senza proteine si sta male, il grano fa male. Poi tutto sommato ognuno porta l'acqua al proprio mulino. La verità dov'è? Secondo me la verità sta in un equilibrio, cioè capire di gestire in maniera equilibrata tutto quello che l'alimentazione ordinaria ci mette a disposizione. Ma io proprio in questo... Ma la carne uccide. Io... La carne uccide. Sì, volevo... Allora, per quello che è la mia... Io ti risponderei di sì, nel senso che, ecco, quello che volevo dire, nel momento in cui una persona decide di intraprendere un percorso, ma è un percorso, come dire, anche interiore, è proprio una filosofia, è proprio il modo di approcciarsi alla vita che cambia. Sì, cambia perché capisci che fai parte di un mondo che è fatto anche di animali, che hanno i loro diritti, e per questo vi dicevo... Ah, quindi voi siete anche animalisti. Esatto. Esistono quindi due motivazioni fondamentali che ti possono indurre ad intraprendere un'alimentazione senza carne, senza derivati animali, che può essere appunto la scelta etica e quindi quella di vedere gli animali anche da macello come degli esseri viventi. Quindi è preponderante più l'approccio etico che quello estetico. Esatto, e ci sono persone che sposano questa filosofia, ci sono invece altre persone che sposano la filosofia appunto più salutistica, che quindi, ecco, magari chiamano in causa il famoso Veronesi, che dice che la carne fa male, come anche tutta un'altra serie di alimenti. Però ecco, il discorso sono queste le due motivazioni principali. La carne, ecco, io sono totalmente ignorante, lo ammetto, in questo campo non credo solo però per questo. Okay. Grazie, Nicola, come sei gentile. Allora, niente. Adesso lei si è un po' ingelosita. Guarda, devi sapere che c'è una storia di simpatia fra me e Daniela. Quindi, se adesso devo dire anche a te che sei bella anche te. Io lo dico senza. È bella lei, è bella. Siete tutte belle, tutte vegane, tutte straordinarie. Credo che non ne abbiamo bisogno, infatti. Ah? Non ho capito. Non c'è questa necessità. No, ho visto che quando ho detto Daniela sei bella, tu sei un po' perché lei lo sa perché ha fatto così. Ma sei bellissima. Perché siccome sa che tu mi ma sei un fiore, io ti metterei sul divano di fiori, non dei fioroni. No, guarda, sul divano dei fioroni ci sto benissimo. Perché ci stai con me? Sì. Ok, perfetto. Guarda, Nicola, vedi che mi interrompi? Allora, io invece volevo fare una domanda veramente importante. Cioè, mi stai dicendo che quello che dico io non è importante. La carne, no, la carne biologica non fa male. Cioè, io non voglio essere non penso di aver toccato. Io per esempio molto spesso compro il latte, no, lo compro per le mie bambine, compro il latte biologico. Non lo so perché lo compro perché dico perché c'è, no, anche perché mi sono informata e so che le mucche mangiano l'erba, ecco, non mangiano nient'altro, da diciamo quello sì, che prima spero. La pasta al forno. No, lo mangiano diciamo tutto ciò che è derivato animale, vero? Sì, non sbaglio. Sì, i vegani. Sì. Ecco, e quindi io sono più tranquilla per il latte, però la carne purtroppo si sa è difficile trovare carne biologica. Sì, che cos'è la carne biologica? È quando l'animale si nutre, è lo stesso discorso del latte. Sì, e bisogna vedere se anche in questo caso veramente si tratta di carne biologica, se veramente si nutre di alimenti biologici e quindi controllati, perché molti animali certificati, perché molti animali, tra cui i polli, diciamo, li vediamo molto belli, molto anche gustosi, sono ma sono pieni di antibiotici, sono pieni di antibiotici. Ma e come si riempiono loro di antibiotici, anche noi ci riempiamo di antibiotici. Ma diciamo che tutto questo porta intolleranze. Ma quando diciamo che la carne fa male, ci riferiamo a questo, nel senso che la carne ormai si sa perfettamente che ormai gli animali si nutrono di tutti questi. Non solo a questo, noi ci riferiamo anche agli acidi grassi saturi, che sono i grassi, diciamo, non essenziali, però comunque non vanno assunti in eccesso, siccome la nostra alimentazione, e parlo anche di alimentazione industriale che ormai fa parte, diciamo, del nostro mercato alimentare, sta esagerando con questi acidi grassi, tra cui diciamo, tanto per menzionare, parlo di acido palmitico, per esempio l'olio di palma, che lo troviamo dappertutto, anche nel latte materno, diciamo, per chi non può allattare con il proprio latte, anche il latte, diciamo, sostitutivo contiene acido palmitico, quindi è una cosa gravissima questa. Perfetto. E la percentuale di questi acidi grassi saturi comunque deve essere bilanciata in una dieta. Ecco, quindi vanno assunti, ma in modo bilanciato. C'è un eccesso. Sì. Di, però diciamo, lo sapete che io ho fatto. Lo puoi dire dopo Esecuzione Verde? Il nostro sponsor Esecuzione Verde? Se mi dai un bacio, sì. Okay. Ecco, mandato.
Io volevo soltanto dire una cosa, che tanto ma se non è una cosa importante poi ti picchiamo. Infatti ora deve essere se fondamentale. Se nasce con un'altra stupidaggine lo picchiamo. Cioè, quindi io prima ho detto soltanto stupidaggine. Quasi, più o meno. Ti ricordo che sei l'unico uomo. Ok, no. Amica di Daniela, ricordati. Bene. No, io volevo dire una cosa. Ti salta l'invito così, Nicola. Dove? Al cena. Alla fondo del cena. Ma dov'è questa cena? Casa mia. No, oltretutto c'è il delitto di mezzo. C'è anche un delitto. Un delitto di mezzo. Potresti... No, io sono peace and love, assolutamente. Non mi no, volevo dire una cosa. Io ho provato per un certo periodo a fare una dieta equilibrata. Sostanzialmente ho eliminato gli zuccheri cattivi e ho mangiato, per esempio, per me molto volgarmente gli zuccheri cattivi sono quelli del cornetto del mattino. Hai eliminato i grassi. Sì, esatto. Sì. Però, per esempio, io ho evitato di mettere lo zucchero nel caffè, no? Quindi di bere il caffè in maniera naturale. Scusami, si tende a il saccarosio. Sì, perché quello fruttosio è buono, anche se anche mi hanno detto dipende. È un eccesso anche, di fruttosio, esatto. Porta a tossicità, attenzione. È vero, tant'è vero che non è vero che bisogna mangiare tanta frutta, bisogna mangiarne soltanto credo 150 grammi al giorno, questo sì, dice insomma. Quindi mangiamo più frutta è meglio. È vero, però ecco, io ho provato a fare un esperimento molto personale, cioè a mangiare per esempio molta soia, e quindi prodotti di soia, e a bere il mattino dell'acqua con dell'aloe. Io ho fatto questo esperimento per 6 mesi, però prima di fare questo esperimento ho fatto l'analisi del sangue. Ovviamente il tasso glicemico non era stupendo, non era bellissimo, ma dopo 6 mesi da questa diciamo dieta un po' fatta a casa, quindi casereccia, io ho notato che i dati del sangue sono migliorati. Sì. Cioè, nel senso che anche un po' di attenzione personale, come per esempio l'aloe, esatto. Mi ha aiutato moltissimo. Volevo ricordare ai nostri telespettatori che avete visto che manca il dottor Sandro Amati. In realtà non è scomparso. L'abbiamo divorato perché abbiamo fame. L'abbiamo mangiato, però si hanno dovuto allontanare. Di lì ci sono i vegani, di qui ci sono i carnivori. Quindi ci ha lasciato durante la pubblicità, insomma, mi era sfuggito, quindi era giusto anche giustificare. Comunque io da buon barese continuo a sostenere che il pesce sia da preferire alla carne. Beh, sì. Io credo che il pesce, nonostante i vegani dicano che anche il pesce non bisognerebbe mangiarlo, sì. Però il pesce io preferisco. I vegani non mangiano il pesce. Lo abbiamo detto fino adesso. Quindi niente sushi, niente. No, ma io ai vegani voglio fare una domanda che ce l'ho qui e non mi è devi mai. Chiedermi permesso. Sentiamo. Posso fare una domanda? La mia è seria, importante, non puoi dire di no, se no non vieni alle cene. Ma mi minaccia, ma mica minacciando. Ma chi l'hai invitata? Tu l'hai invitata? Dai. Ok. È una domanda che ho fatto spesso ai vegani e le risposte non sono mai state molto esaurienti. Allora. Forse non le posso dire. Le uova, sì. Perché non le mangiate? Perfetto. Allora, questa domanda. La risposta a questa domanda, diciamo quella standard, è approvata. Ti parlo per esperienza personale dopo aver parlato anche con altri amici. Le uova noi non le mangiamo fondamentalmente perché non siamo d'accordo sul metodo con il quale vengono allevate le galline. Quindi per una questione etica. Fondamentalmente, ma se io ti presento le nostre galline, sì. Abra, Stella, sì, Mirko, sì, sedute che vivono all'aria. No, Mirko sta a casa, ciao. Mirko sta a casa. Che vivono all'aria aperta, che non vengono riempite all'aria aperta. Di... Nutrite con il pane. Sì. E se ti faccio vedere anche il colore delle uova, sì, certo, è un altro diverso. Colore. Perché com'è il colore delle uova? È arancione. A me piace l'uovo sbattuto. La crema è diversa, credi. Allora io dico, perché di quell'uovo no? Ma tu hai conosciuto vegani che non mangiavano neanche questo tipo, sì, di... Sì. Guarda, per quello che mi riguarda, qualora dovessi trovare... Ma non sono vegani, sono talebani, cioè... No, ma io credo che quello sia un estremismo. Quello è un estremismo. Senti, ma io invece sono curioso su una cosa, sì. Ma è vero che i vegani hanno anche difficoltà ad assumere o a comprare creme estetiche, quindi sì. Creme, cosmesi, sì. Perché sono di derivazione animale? Sì, di derivazione animale oppure vengono ecotestati sugli animali. E qui ci ricolleghiamo sempre al discorso che la scelta di essere vegani piuttosto che vegetariani è una scelta etica. E quindi di conseguenza laddove io evito di mangiare carne perché so che questo può creare sofferenza all'animale, evito anche di utilizzare quei prodotti per la cosmesi. Che però sulle uova io ho molti amici vegani, moltissimi, poi tra gli attori, nello spettacolo ce ne sono tantissimi.
che parlano proprio di un fatto di salute, cioè molti sostengono che le uova non le mangiano perché non fanno bene. Poi ho guardato bella faccia, sì. Anche a lei. No, no, non l'ho presa dei capelli, che è straordinario, il ciuffo verde è rimasto, però il taglio c'è stato. No, ma te, mie amiche attrici, non mangiano le uova perché sostengono, e si sono anche informate su questo, che non facciano bene. Però, ma mi sembra... è perché sono attrici, perché guarda, se chiedi agli amici commercialisti sono vegani e può essere, non lo so, secondo me è proprio di attrici, no, ma ha un fondamento problema. Questa tesi adesso io, cioè, sì, sono... girerei questa domanda magari alla dottoressa. Non ha nessun fondamento, perché le uova fanno bene, anzi contengono colesterolo, però diciamo, infatti, per chi ha problemi di dislipidemie metaboliche, quindi chi soffre di colesterolo, noi nutrizionisti almeno anche una volta alla settimana diamo le uova, perché sono, diciamo, dal punto di vista nutrizionale complete. Okay. Sono buone, anzi si potrebbe, sapete si possono mangiare anche due volte a settimana. Cos'è la quinoa? Mi sono preparato. È un cereale, un cereale, giusto? No, è un falso cereale, non è annoverato tra i cereali, però ha delle caratteristiche nutrizionali pazzesche. Quali sono, per esempio? Allora, quella che è la mia, io certo, io c'è un'interrogazione. Beh, ma guarda, in realtà quando fai una scelta del genere che comunque comporta una come dire, uno sconvolgimento delle tue abitudini. Ma il tuo fidanzato è stressato? Ma scusami, ancora posso dire una cosa? Secondo me ci sta provando. Allora, no, non è che ci sta, sono vuole provare, siamo gelosi, sono terribilmente curioso. Aspettatemi, questa domanda era per capire se la nostra Alessandra... No, ma io gliel'avrei chiesto senza problemi. Alessandra poi la vedo così tranquilla, così serena, quindi forse il segreto forse non avere né fidanzato è vero, quello è il concetto, quindi la vedo perché lei è contenta, è felice, è vero? Sì, ma grazie a Dio posso essere, posso dirmi felice, guarda, sei per fortuna. E diciamolo, diciamolo tranquillamente. Allora, questa quinoa che cos'è? È un cereale che presenta delle caratteristiche importanti per chi, ti dicevo, ha fatto questa scelta appunto di cambiare completamente l'alimentazione, perché presenta, giusto dottoressa, anche una grossa percentuale di proteine. E col kamut invece come si mette la storia? Il kamut credo che sia semplicemente un cereale. È un marchio, è un marchio, vedi come comincia subito il gufo. Il kamut non è un marchio. Non vuoi un gelato? No, il tuo cereale, no. Quanti gelati? Ma dici almeno tanti prodotti. No, ma sono molto buoni È una cereale, è un cereale. Ma è vegano il kamut? Lei stava scegliendo fra un gelato vegano e un gelato vegetale. Allora, vi siete persi una chicca stupenda. Il kamut dal punto di vista... con le in mano, con le forchette. Il kamut dal punto di vista nutrizionale è completissimo. Vegetariano, vegetale o quello animale, insomma, che gelato vuoi? Preferisco quello grosso. Io un po' che mio rollo. Sei un po' piccolino questo microfono, non credo si possa parlare. Ascolta, qui c'ho un bel divano per te. Vuoi cambiare? Io mi sposto, non so se dalla regia me lo consentono, posso spostarmi. Ecco, ecco. Guarda, preferisco che tu guarda, sei tremendo, sei riuscito. Ma scusa, lei ha detto non voglio il gelato piccolino, e allora si prende il gelato quello un po' più grosso. Perché si vuole prendere sempre tutto lo spazio del divano. Vuole stare comodo sul divano. Sì, adesso sto un po' più comodo però. Dai, andiamo avanti. Allora, del kamut, sì. Il microfono però, per favore. Non è una marca, è un cereale, comunque è una farina, da cui si produce una farina. Sì, però ha dato il nome. Ma da cosa viene il kamut? Cioè meglio, la sostanza ha dato il nome. Questa farina da dove viene? Non viene dal grano? Viene dal grano, certamente. Sì. Il kamut è un cereale da cui producono anche una farina. Okay. A proposito di farine, dobbiamo stare attenti alle farine 00. A proposito, parliamo di farine. Allora, è un veleno, No, parliamo di farine perché noi che siamo mamme, molte, insomma, io preparo i dolci, perché queste farine sono veleno? Mai mangiato un dolce? Perché mai preparato un dolce in vita sua. Però perché è troppo raffinata e le nostre cellule non la riconoscono. Noi siamo predisposti geneticamente al grezzo, io così spiego in modo molto semplice, siamo predisposti al grezzo, per cui non riconoscendo questa farina troppo sottile, troppo raffinata, ci stiamo modificando geneticamente. Tutto questo sta portando però a queste con queste modifiche genetiche ad aumentare le intolleranze al glutine, ad aumentare i tumori nell'apparato digerente. Un consiglio, Mariangela, quale farina dobbiamo utilizzare? Allora, farina integrale, con la speranza che ci sia davvero un integrale, perché l'integrale è nero, noi non troviamo pane integrale nero, assolutamente. Bene, è una buona abitudine.
per fare prevenzione io consiglio comunque di mangiare sempre integrale, oppure camut, grano saraceno, la quinoa, cioè cambiamo. Sì. Mostruosa. Devo dire che c'è ancora il problema, Daniela, sto parlando, Daniela, c'è il problema del prezzo, costicchiano ancora un po', devo dire, per il mass market non è molto facile. Pur di salvare comunque la nostra pasta. Però la salute è un investimento, no? Bisogna investire sulla salute. Sia... Però in questo devo dissentire, nel senso che... No, tu da quando mi conosci che stai dissentendo? Stavo cercando di fare, di essere professionale. No, no, deve essere... No, su questo devo dissentire e dissenti, vediamo che cosa c'è. Se compri la farina di camut... al supermercato biologico, ecco, senza fare nomi, certo, sicuramente costa molto di più, ma se vai da un forno e chiedi la farina integrale oppure quella di camut, noi abbiamo riscontrato dei prezzi ma poco, ma lievemente, quindi non estremamente gonfiati, no. Ma certe volte che in realtà l'integrale costa meno, quindi... sì, certo. Vabbè. Allora, noi siamo arrivati quasi quasi alla conclusione, visto che stiamo parlando di cibo. Mi è venuto un po' di fame, sinceramente. Ora anche dopo a me, si va. Devo dire, addirittura c'è la pizza al camut, piccola chicca, ma c'è la pizza vegano, al camut. Un aperitivo vegano. Perché ecco, no? Che rapporto avete con la cucina? Ce la fate a passare il microfono, insomma, in due minuti a... In due minuti a sintetizzare un po' il rapporto con la cucina. Allora, il rapporto con la cucina, il mio personale è cambiato drasticamente, quindi mi sono dovuta adattare anche ad un nuovo modo di... ad un nuovo modo di cucinare, quindi di cambiare gli argomenti, ecco, mi fai confondere, no, lo fai essere a me, lo fai concisa, anche a me. E quindi insomma è, come dire, un continuo adattamento, per quel che mi riguarda. Il mio rapporto con la cucina, essendo nutrizionista, quindi io sposo in pieno la dieta mediterranea, quindi è tutto sul sano e quindi mangio di tutto in modo equilibrato. Isabella? Io, seguendo la rubrica Chef per un giorno, devo dire che il mio rapporto con la cucina è buonissimo ed è la mia coccola preferita della settimana. Mamma mia, che... Il mio rapporto con la cucina è un rapporto sano, nel senso che mi piace mangiare tutto, dalla carne, il pesce, le verdure, in maniera, come diceva lei, equilibrata. Poi, avendo i bambini, si sperimenta anche per rendere più buoni i legumi che non piacciono e altre il cose. Il mio rapporto con la cucina non c'è fino al momento in cui qualcuno non mi invita a cena, a pranzo, sì, sicuramente. Lancialo tu, Isabella. Sì, allora, la rubrica Chef per un giorno, mi raccomando, la ricetta questa volta è vegetariana ed è buonissima. O vegana? Vegetariana, poi vedrai la rubrica capirai perché. Abbiamo ancora un minuto. Io non ho detto che rapporto con la cucina. E dici un po', qual è il tuo rapporto con la cucina? Io ho un rapporto di amore e di odio, nel senso che amo, prima cucinavo di più, ora cucino un po' di meno, però... Ma Adorello, due uova strapazzate gliele fai. Due uova strapazzate gliele faccio. Gliele fai, Adorello. Secondo me invece Adorello, ci vuole un po' di love. Io cucino, adoro mangiare e adoro anche, ho assaggiato dei biscotti, stavo dicendo prima, buonissimi vegani, quindi ritengo che sia bellissimo. Però io, permettetemi di concludere così, è veramente importante mangiare bene. E mangiare bene significa anche vivere a lungo. Io ho sempre scomodato la mia carissima nonna, sia in TV che in radio. Mia nonna diceva che, a modo suo, un segreto per vivere a lungo era non cenare la sera. Certe volte anche un digiuno, il sano digiuno, al di là delle mode, al di là delle tendenze, al di là poi dei credi di ciascuno di noi, il digiuno può essere anche certe volte un toccasana per vivere meglio e forse più a lungo. Il consiglio è un giorno di digiuno al mese. No, mia nonna diceva il venerdì, lo faceva anche per discorsi suoi di credenza, religioso. Però devo dire, la sera la mia nonna e entrambe hanno vissuto fino ai 97-99 anni, quindi ti prego, Daniela, cerca di mangiare ogni sera tu, che tu ogni sera mangia tranquilla, perché insomma è importantissimo, secondo me, comunque farlo anche un po' riposare lo stomaco, che comunque è un apparato, è l'apparato digerente, lì forse mi potrà confermare, è quello che fatica insieme al cuore di più, è quello che pompa in maniera massiccia. Ed è anche il fegato, quindi ogni tanto farlo riposare, noi abbiamo bisogno di riposare. Anche riposiamoci loro tutti. Allora, riposiamoci tutti e guardiamo la nostra rubrica con la nostra fantastica attrice Isabella Careccia. Io vi saluto e ci rivediamo la prossima volta. Ciao! Ciao!
Puntata numero 6, Chef per un giorno. Oggi siamo a casa di Lidia. Andiamo a vedere Lidia che cosa ci ha preparato di buono. Ciao Lidia, ciao. Come va? Bene. Tutto bene? Bene. Fatti dare un bacino. Allora, Lidia è una mia collega, è attrice anche lei, molto brava. E tra l'altro è una vegetariana. Sì, sì, e diciamo, e capita proprio a fagiolo perché appunto questa è la puntata dedicata al vegano e al biologico. E non a caso sei stata scelta tu. Bene. Che cosa ci hai preparato, Lidia, di buono? Allora, in realtà prepareremo insieme degli spazzol granellati. Li ho chiamati così, in realtà è una ricetta inventata, cioè nel senso è stata inventata in questa casa, non proprio da me, dal mio personal chef, se posso dirlo. Certo. L'abbiamo chiamata così perché sopra c'è una della granella. Granella di frutti secchi. Ecco. Vediamo, procediamo alla preparazione. Va bene, allora procediamo col tagliare gli ingredienti che ci servono, che sono il finocchio e la cipolla. Così sottili? Sì, più sottili sono e meglio è. Prende meglio la cottura? Sì. E poi mentre dopo il finocchio che cosa abbiamo? Dopo il finocchio c'è la cipolla che tagliamo sempre allo stesso modo. Vedo bianca o rossa? Sì, in realtà le volte scorse l'ho utilizzata bianca, però volevo provare oggi a metterne un po' e un po'. La cipolla ne mettiamo di meno, più finocchio, diciamo un finocchio e sì, una mezza cipolla. Quindi oggi ci stiamo facendo da cavie, sì. Quindi sperimenti, perché io come al solito sperimenterò il piatto chiaramente. In questa cucina si fa sempre da cavie. Anche perché avendo cambiato da poco tipo di alimentazione, per me è tutto un esperimento, sempre un esperimento. Quindi diciamo sei nuova al vegetariano? In maniera diciamo più drastica un paio d'anni, che sembrerebbero insomma tanti, ma io continuo a sperimentare. Ok, ma mai pensato di passare al vegano? Allora io su questo punto diciamo ci sarebbe un po' da discutere, nel senso che non so bene quale sia la differenza tra vegano e vegetariano, nel senso che vegetariano dovrebbe essere chi non mangia alimenti di origine animale e quindi neanche pesci. È giusto, e su questo dubbio amletico, io vado a leggere gli ingredienti, sì. Tu intanto okay. Riflettici. Va bene. Ok, allora abbiamo gli ingredienti per questo piatto che ci sta preparando Lidia, spazzol granellati. È una ricetta, diciamo, che ha origini tedesche, sì, del Tirolo. Allora, si prende una confezione di spazzol da 350 grammi, una manciata di pepe rosa, della frutta secca quanto basta, una cipolla o rossa o bianca, stiamo sperimentando oggi e vedremo, un finocchio e del sale quanto basta. Allora Lidia, spiegaci cosa hai fatto dopo aver tagliuzzato i finocchi. Allora ho messo i finocchi e la cipolla con un po' d'olio nella padella. Ah, adesso okay. Aggiungo un po' di sale. Quindi stiamo leggermente soffriggendo il finocchio con la cipolla, sì. Leggermente. Ho aggiunto anche un goccio d'acqua, quindi un po' d'olio e un po' d'acqua. Ah, quindi abbiamo aggiunto sì, un pochino d'acqua e ora copriamo. E aspettiamo. Ok, ma nel frattempo facciamo cuocere la pasta? No, la pasta ci mette solamente un minuto per cuocere, però ci sono da sbucciare, aprire e schiacciare. Tutte quelle? No, qualcuno, mi aiuti? Magari ti aiuto psicologicamente, vai Lidia, più forte, ce la puoi fare. Sì. Ok, quindi schiacciamo un po' di noci. Mi diverto. Ok, spero che mi inviterai più spesso a cena. Anche se non ho ancora assaggiato, ora vediamo. Infatti, aspetta, vabbè, assaggia prima e poi. Allora, prendo una manciata di pepe rosa. Quindi abbiamo messo la granella, diciamo, sì, in un piattino. La granella delle noci e delle nocelle. Schiacciamo anche il pepe rosa. Okay. E adesso accendiamo il fuoco per scaldare l'acqua. Ecco qua. Adesso mettiamo gli spazzol nell'acqua bollente. Okay. Ok, un minuto e sono pronti. Allora, man mano che vengono a galla li scoliamo. Mm-hmm. Ah, li facciamo mantecare leggermente. Ok. Questo non si vede, ma arriva un odorino buonissimo. Guarda che bel piattino. E qui non abbiamo usato
Oli, grassi, animali, niente. Solo un po' d'olio d'oliva. Ok. Ok, quindi possiamo impiattare. Ok. E adesso? Quindi il piatto è pronto. Ah, li spolveriamo alla granella, sì, che appunto è l'ingrediente principe. Sì, mi ha dato il nome proprio per questo. Ah, che bello, bellissimo. Sì, è un po' di pepe rosa. Quindi anche i vegetariani mangiano bene. Certo. E voilà. Ok, allora il piatto è pronto. Questi sono i nostri spasm. Noi vi lasciamo, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.